È notte tarda a Siviglia. Ci sono le stelle e l'aria è tiepida. Una notte perfetta per fare una serenata. Cos'è una serenata? Una serenata è quando un uomo innamorato va di notte sotto il balcone della sua bella a cantarle una canzone d'amore. Sì, e lei non ha la cortesia neanche di affacciarsi. Prego? È tutta la notte che sono qui. Le ho cantato tutto il mio amore. I musici mi hanno accompagnato, ma dal balcone non si è affacciato nessuno. Sì, a volte può capitare, ma... Alla fine ho lasciato perdere. Avevo paura di svegliare i vicini. Guardi, Conte, forse troviamo una soluzione. Mi dia il tempo e mi faccia andare avanti nel racconto. Sì, ma io devo proprio riuscire a parlarle. Mi dia un attimo e vedrà che risolveremo tutto. Cosa stavo dicendo? Ah sì, allora, la serenata. Il nostro giovane innamorato è proprio lui, il conte d'Almaviva. Un giovane nobiluomo. Ha visto un giorno la bella Rosina in un museo di Madrid e se n'è subito innamorato. Solo che non è riuscito ad avvicinarsi a lei, perché la ragazza era accompagnata da Don Bartolo, il tutore, che lui crede essere il padre. Così, pur di conoscere Rosina, e con lo scopo di dichiararle il suo amore, il giovane conte ha attraversato la Spagna ed è corso a Siviglia, dove, da un po' di tempo a questa parte, ogni notte organizza una bella serenata. Ecco, appunto, io tutte le notti vengo qui a cantarle il mio amore, ma ancora non si è affacciato nessuno. Conte, se mi fa continuare... Prego. Grazie. Allora, torniamo a noi. Siamo a Siviglia, è quasi l'alba, e il nostro conte d'Almaviva si aggira in piazza, sotto il balcone di Rosina. È triste e abbattuto per l'ennesimo insuccesso. Anche stavolta la bella Rosina non si è affacciata. Avvolto nel suo mantello, sta per andarsene via, quando sente un uomo fischiettare. Così si nasconde dietro un portico. L'uomo si avvicina con fare baldanzoso, fischiettando e cantando ad alta voce, e porta una chitarra sulle spalle. È Figaro, il barbiere della città. Sì, sì, proprio lui, il famoso barbiere di Siviglia. O forse, meglio dire, il factotum di Siviglia. Sì, perché Figaro è molto più di un barbiere. Se hai un problema, soprattutto di cuore, puoi rivolgerti a lui e Figaro riesce a risolverlo in un attimo. Un amico così, chi non lo vorrebbe avere? Che bella vita! Faticar poco, divertirsi assai e in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza Figaro non si accasa in Siviglia una ragazza. Io con la scusa del pettine di giorno, della chitarra col favor la notte, a tutti onestamente, non so perché m'ha dato a far piacere. Oh che vita, che vita, oh che mestiere. Orsù, presto a bottega. Il conte d'Almaviva aveva già incontrato Figaro altre volte e lo riconosce subito. Sa che è un tipo molto sveglio. Così decide di chiedergli una mano per riuscire ad avvicinare la bella Rosina. Don Bartolo la tiene segregata in casa e gli impedisce di uscire fino anche sul balcone. Detto fatto, Figaro si offre di dargli una mano in cambio, si capisce, di un bel gruzzoletto di moneta. Per lui è facile entrare in quella casa. Certo, là dentro io son barbiere, perucchiere, chirurgo, botanico, speziale, veterinario, il faccendier di casa. Grazie, Figaro. Prego. Proprio in quel momento, sul balcone, si affaccia Rosina. La bella ragazza si era accorta già da un po' delle serenate che il giovane le cantava ogni notte ed era intenzionata a conoscerlo. Nelle mani stringe un biglietto su cui aveva scritto: le vostre assidue premure hanno eccitata la mia curiosità. Il mio tutore è per uscire di casa.
Appena si sarà allontanato, procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso già mai comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposta a fare per rompere le sue catene, la sventurata Rosina. Ma a Don Bartolo non sfugge nulla e raggiunge Rosina sul balcone. Ebbene, ragazza, il tempo è buono. Ma che cos'è quella carta? Niente. È il testo di una canzone che sto imparando. L'inutile precauzione si chiama. Don Bartolo, insospettito, cerca di prenderle il biglietto. Ma Rosina è una ragazza sveglia e con aria indifferente lascia cadere il biglietto sotto il balcone. Il conte riesce a prenderlo, cosicché quando Don Bartolo scende giù per raccoglierlo, il biglietto è sparito. Figaro e il conte lo leggono. Dimmi un poco, che razza d'uomo è questo suo tutore? Chiede il conte a Figaro. Un vecchio indemoniato, avaro, sospettoso, brontolone. Avrà 100 anni indosso e vuol fare il galante. Indovinate, per mangiare a Rosina tutta l'eredità, si è fitto in capo di volerla sposare. Aiuto! Mentre dicevano così, Figaro e il conte vedono Don Bartolo uscire di casa e ne approfittano. Rosina era ancora nascosta dietro la finestra. È il momento giusto. Il conte ne approfitta per improvvisare una nuova serenata. Se il mio nome sa per voi bramate, dal mio labbro il mio nome ascoltate. Cantando, dice a Rosina di chiamarsi Lindoro e di essere un giovane squattrinato, dall'animo buono e innamorato perdutamente di lei. Il conte vuole che Rosina lo ami per quello che è e non per il suo lignaggio nobile o la sua ricchezza. Così le dice questa piccola bugia. Ora occorre soltanto trovare un modo per entrare in casa per conoscere la ragazza. Ed è qui che Figaro ha un'idea geniale. Voi dovreste travestirvi, per esempio, da soldato. Oggi arriva in città un reggimento, voi dovrete presentarvi in quella casa con il biglietto d'alloggio e... Eh? Gli chiede il conte. Ubriaco. Sì, ubriaco, mio signor si fingerà. Ubriaco? Perché? Che poco in sé, che dal vino casca già, il tutor credete a me, il tutor si Ma Don Bartolo non è certo uno sprovveduto. Aveva saputo dal suo fidato Don Basilio, il maestro di musica di Rosina, che in città era arrivato uno straniero, il conte d'Almaviva, intenzionato a chiedere in sposa la ragazza. Bisognava correre ai ripari e impedirlo a tutti i costi. Don Basilio propone di diffondere una calunnia. In altre parole, propone di parlare male del conte in modo che tutti lo disprezzino e lo caccino via dalla città. Ma Don Bartolo non è convinto e decide di fare di testa sua. Quello stesso giorno avrebbe sposato Rosina. Nel frattempo in casa nessuno si era accorto che era arrivato Figaro, il quale aveva assistito a tutta la conversazione tra i due. Così corre da Rosina per avvertirla e le dice che il ragazzo della serenata è il suo amico Lindoro. Se lei prova davvero qualcosa per lui, forse è il caso di scrivergli un biglietto. Rosina si finge sorpresa, anche se in realtà il biglietto era già pronto e lo dà a Figaro. Don Bartolo entra in camera. Non si fida molto di Figaro,
Infatti, insospettito, inizia a discutere con Rosina e, preso dalla gelosia, minaccia di chiuderla in casa e di non farla più uscire. Ma ecco che dal salone in basso giunge un gran trambusto. Ehi di casa! Buona gente! Ehi di casa! Mi sente? Ehi di casa! Maledetti! Urla il conte, che vestito da soldato era entrato in casa fingendosi ubriaco e aveva iniziato a sbraitare e a fare una gran confusione. Non avete idea dello scompiglio che creò. Don Bartolo, arrabbiato, scende di corsa nel salone, seguito da Rosina. Mentre cerca di cacciarlo via, il conte si fa riconoscere da Rosina e le porge un biglietto. Don Bartolo, insospettito, cerca di intercettarlo, ma il conte lo distrae, sguainando la spada e facendo il matto. Così Rosina, lesta lesta, sostituisce il biglietto dell'amato con la lista della biancheria. A quel trambusto accorre in casa Figaro, seguito dai soldati del reggimento. Don Basilio urla: acciuffate quell'insolente ubriaco e portatelo via! Siete in arresto! Fuori presto! Via di qua! Ma il conte, senza dare nell'occhio, si fa riconoscere dall'ufficiale dei soldati. E siccome è un uomo rinomato e rispettato, l'ufficiale lo lascia andare, lasciando Don Bartolo di stucco. Figaro, da parte, se la ride della grossa. Il suo piano sta funzionando alla perfezione. Povero Don Bartolo, quanta confusione in casa sua e tutti che cercano di ingannarlo. Ma vedi il mio destino. Quel soldato, per quanto abbia cercato, nullo conosce in tutto il reggimento. Io dubito... Cospetto, che dubitar? Scommetto che dal conte Dalmaviva è stato qua spedito quel signore ad esplorar delle rosine il cuore. Mentre seduto nella sua poltrona riflette su tutte queste cose, entra nel suo studio un certo Don Alonso. Eh sì, perché il conte, per poter entrare in casa e riuscire a parlare con Rosina, si è travestito da maestro di musica, dicendo che il vero maestro, cioè io, Don Basilio, si è ammalato e così tocca a lui sostituirlo oggi. Allora, facciamo un po' di ordine. Il conte è vestito da maestro di musica e cerca di guadagnarsi la fiducia di Don Bartolo, dicendo che avrebbe convinto Rosina che il conte si sta prendendo gioco di lei. Don Bartolo è entusiasta dell'idea e fa chiamare Rosina per iniziare la lezione di musica. Rosina invece è divertita dal genio del ragazzo che per corteggiarla si è travestito da Don Alonso, anche se lei in realtà pensa ancora che sia il povero ma risoluto Lindoro. A loro si aggiunge il furbissimo Figaro che arriva a dare manforte al conte per mettere in atto il piano. Infatti i due avevano deciso di far scappare Rosina prima che andasse in sposa a Don Bartolo. E così, mentre il conte travestito da Don Alonso chiacchiera con Rosina, Figaro entra in casa e si propone di fare la barba a Don Bartolo. Con la scusa di dover recuperare il necessario da un armadio, si fa dare dal tutore un mazzo di chiavi, dal quale tira via la chiave che apre la finestra della camera di Rosina, quella che dà sulla piazza. Ormai è quasi fatta, quando all'improvviso arriva il povero Don Basilio, ignaro. I due compari fanno di tutto e lo convincono di essere davvero ammalato. E per mandarlo via gli danno un bel gruzzoletto di monete. Ormai non c'è più nessun ostacolo alla riuscita del loro piano. A mezzanotte in punto, anima mia, t'aspetto. Io già ho fretta di raggiungere l'istante che mi unirà a te, dice Rosina al conte. Ora avvertirvi voglio, cara, riguardo al vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento. Travestimento?
Don Bartolo, che aveva iniziato a spiare due giovani, alla parola travestimento va su tutte le furie e caccia di casa il finto maestro di musica e Figaro. Pace, gioia! Bricconi, birbanti! Ah, voi tutti quanti avete giurato di farmi crepar! Uscite, furfanti, vi voglio accoppar! Di rabbia, di sdegno mi sento crepar! Insomma, tutti questi stratagemmi, non ingarbugliati e sotterfugi, hanno creato una gran confusione in casa di Don Bartolo. Ma tu guarda un po' l'amore che fa fare. Il vecchio vuole la ragazza tutta per sé e anche la sua dote. Il conte vuole Rosina. Rosina vuole il povero innamorato Lindoro, ma non sa che in realtà lui è il conte d'Almaviva. Che confusione! Don Bartolo prova a mettere un po' di ordine. Manda subito a chiamare Don Basilio e i due capiscono l'inganno. Ma allora è chiaro, il maestro di musica era il conte e Figaro gli reggeva il gioco. Senza perdere tempo, si veste ed esce subito di casa. Va a chiamare di corsa il notaio, così può sposare in 448 Rosina. Nel frattempo Don Basilio cerca di convincere la ragazza. Il tuo bel Lindoro ti corteggiava solo per darti in sposa al conte, di cui era un messaggero. Così Rosina, sentendosi ingannata, accetta suo malgrado di sposare il tutore. Tutto ormai sembra si sia sistemato. Rosina, sola nella sua stanza, aspetta rassegnata il ritorno di Don Bartolo. Fuori, in furia un temporale, quando all'improvviso la finestra si apre e nella stanza entrano il conte e Figaro bagnati fradici. Rosina è infuriata e anche delusa. Indietro, anima scellerata! Dice rivolta al conte, pensando ovviamente che si tratti di Lindoro. Taci! Fingesti amore sol per sacrificarmi a quel tuo vil conte Almaviva! Il conte è sorpreso. Al conte! Sei delusa? Oh, me felice! Adunque tu di verace amore ami Lindor? Rispondi. Ah, sì! Il conte ha raggiunto il suo scopo. Rosina lo ama, e non per il suo titolo o per le sue ricchezze, ora ne è certo. Rivela la sua vera identità a Rosina e le propone di scappare subito via, con lui, dalla finestra. Ma non possono. Don Bartolo, andando via, aveva visto la scala appoggiata e l'aveva tirata via per precauzione. In casa, intanto, è già arrivato il notaio, mentre Don Bartolo non c'è, perché insospettito era corso a chiamare le guardie. Bisogna agire in fretta, trovare una soluzione velocemente. E Figaro ha un lampo di genio. Convince il notaio a sposare i due giovani e Don Basilio a far da testimone. Quando Don Bartolo torna, seguito dai gendarmi, per arrestare il conte Figaro, non può far altro che arrendersi alla realtà. E certo gli viene facile, soprattutto perché il conte gli promette di lasciargli tutta la dote di Rosina. Aveva tolto la scala dal balcone, ma è stata solo un'inutile precauzione. E così, contenti tutti. Anche questa volta, il nostro Gioacchino Rossini è riuscito brillantemente a mettere in musica l'allegria e l'amore.